Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Atene e virus Ebola affossano le borse. Crolla Milano, meno 4,44%. Terrorismo, consiglio di difesa dall'ISIS, rischi per l'Italia e l'Unione Europea. Ebola, Gismondo, necessario valutare la chiusura delle frontiere. Il calo del prezzo del petrolio, dubbi sulla capacità della Grecia di poter uscire dal piano di salvataggio, le incertezze sulla ripresa europea, ma anche il timore della diffusione del virus Ebola affondano i mercati. In rosso le principali piazze europee, Milano affonda con il FTSE MIB che cede il 4,44%, mentre lo CER cede il 3,80%. La pressione militare dell'ISIS in Siria e in Iraq implica rischi rilevanti per l'Europa e l'Italia. A lanciare l'allarme è un passaggio del comunicato diffuso dal Quirinale al termine della riunione del Consiglio Supremo di Difesa. È quindi necessario che l'Italia, insieme a Nazioni Unite e Unione Europea, consideri con estrema attenzione gli eventi in corso ed eserciti ogni possibile sforzo per prevenire, in particolare, l'ulteriore destabilizzazione della Libia. Dai tempi della peste all'Ebola di oggi, l'unica soluzione per avvicinare a zero il rischio di contagio è attivare un cordone sanitario. Parola di Maria Rita Gismondo, responsabile del laboratorio di microbiologia dell'ospedale Sacco di Milano, baluardo anti-Ebola in Italia, con l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Bruxelles si prepara per il summit di giovedì, dove i ministri della salute UE valuteranno l'eventuale adozione di restrizioni ai viaggi aerei, mentre oggi Palazzo Chigi si riunirà per discutere dell'epidemia. Intanto c'è una seconda contagiata negli USA, si tratta di un'infermiera del Texas che aveva curato il paziente zero. Svolta nelle indagini sulla morte della piccola Fortuna Loffredo, la bimba di 6 anni trovata agonizzante sul selciato della palazzina popolare IACP del Parco Verde di Caivano la mattina del 24 giugno scorso. La procura di Napoli Nord non indaga più per caduta accidentale, ma per omicidio volontario e violenza sessuale aggravata dall'età della piccola vittima. Secondo quanto emerge dall'autopsia, infatti, la bimba nei mesi precedenti era stata vittima di abusi sessuali. Per l'avvocato difensore del padre e dei nonni di Fortuna, la perizia conferma purtroppo quello che temevamo, cioè che la caduta non fosse stata accidentale. Dopo le alluvioni, nel fine settimana torna l'estate. Secondo le previsioni del meteo.it, infatti, dal weekend l'anticiclone africano aumenterà progressivamente su tutta la penisola, riportando tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dopo un'estate fresca, l'autunno si fa ad un caldo anomalo, soprattutto al centro e al sud. Attenzione poi, avverte il meteorologo, proprio per lo sbalzo termico sulla pianura padana la nebbia potrà risultare molto fitta. Prima la carriera, poi i figli. Facebook e Apple pagano ai loro dipendenti il congelamento degli ovuli per consentirgli di rinviare la maternità. L'intervento delle due aziende copre le spese fino a $20,000, una decisione che ha provocato immediate polemiche sull'atteggiamento maschilista dei due colossi della Silicon Valley. Le due società però si sono difese dicendo che si tratta solo di una delle misure adottate per favorire la conciliazione fra famiglia e lavoro.